punto di mettere in discussione i nostri colpi, anche con la capacità davvero di intrecciare gli altri pezzi di movimento, che il 19 erano scesi in piazza consapevoli che sarebbe iniziata appunto una ripresa da parte del Comune di Roma, in particolare degli sgombri. Perché il motivo, e ce l'ha detto chiaramente un'intervista al Messaggero, dopo che quel pezzo di merda di Sartori, il presidente della Commissione di Sicurezza del Comune di Roma, aveva fatto due pagine sul Messaggero dicendo che ormai i movimenti, in particolare quelli legati al diritto all'abitare, stavano occupando tutte le strutture dei privati invendute. Beh, quelle strutture continuano ad essere invendute perché ci sono 51.000 appartamenti invenduti, oltre ad esistere decine e decine di spazi come questo, appunto di natura privata, che rimangono chiusi piuttosto che essere messi appunto a disposizione del territorio. Ma noi costruiamo appunto una capacità dei movimenti di connettersi, di riconoscersi, di stare insieme e anche di saper mettere in campo una forza necessaria per riprenderci questo posto. E non sarà questo pomeriggio, non sarà domani. Dobbiamo costruire alcuni passaggi, ma poi riprendercelo concretamente, ce lo riprenderemo con la lotta. Intanto anche organizzando un passaggio. Io penso, Sandro diceva prima c'è un mandante. Beh, il mandante è il sindaco Alemanno. Allora andiamo in Campidoglio a fargli pagare un prezzo politico della prossima settimana. Andiamo appunto lunedì che c'è consiglio comunale, andiamo sotto il palazzo senatorio e gli diciamo in un, oltre che ci riprenderemo scoop, che ci riprenderemo la città. Guardate, nell'intervista al Messaggero Alemanno ha detto che non faceva gli scombri per due motivi: uno, perché non aveva i soldi, non aveva i soldi perché gli sgombri costano, perché si rende benissimo conto che quel pezzo sociale che poi viene cacciato via dalle case deve trovare accoglienza, se no fa quella figura di merda che ha fatto a Ponte di Nona, dove le famiglie ancora vivono abbandonate a se stesse nel teatro di Corbella Monaca. L'altro motivo era quello che non passavano appunto le presunte 64 delibere urbanistiche che dovevano sbloccare a suo modo di vedere appunto la possibilità di fare le case in questa città. Peccato che ha omesso di dire che quelle case sono tutte case private, delle cooperative, dei grandi costruttori, e non c'è una casa popolare. Allora,